Dal 24 al 26 maggio, con Vinissage, Asti diventa la capitale del vino biologico e biodinamico. Le storiche cantine di Palazzo Gazzelli di Rossana, nel cuore medievale della città, saranno il palcoscenico della rassegna mercato dei vini bio. Con oltre 80 aziende e 300 etichette in degustazione, Vinissage si conferma anche quest'anno un appuntamento imperdibile per operatori e appassionati. Una nuova formula e una nuova prestigiosa sede e la volontà di Asti di trasformarsi in città del vino a tutti gli effetti. Le cantine del palazzo di via Quintino Sella 46 costituiscono un elemento imprescindibile di identificazione della città e del suo territorio. La manifestazione, giunta alla sua 7ª edizione, è organizzata anche quest'anno dal Comune di Asti in collaborazione con l'associazione Officina Enoica. L'edizione 2013 di Vinissage è sicuramente molto importante. La nuova data è stata scelta non a caso, sia per i produttori che vogliono proporre i loro nuovi vini, ma soprattutto perché nel 2015, il mese di maggio, sarà il primo mese dell'Expo 2015. Ecco allora che Vinissage vuole andare a ricoprire nel panorama dei vini italiani, biologici e biodinamici, un ruolo di rilievo. Asti vuole diventare una sorta di fuorisalone nel mese di maggio per tutto quello che è vino biologico, biodinamico, ma anche per quello che è un vivere slow, vivere in contatto con l'ambiente e riscoprire un legame nuovo tra uomo e terra. Durante Vinissage sarà possibile assaggiare ed acquistare vini di aziende provenienti dalle migliori zone vitivinicole italiane, ma soprattutto sarà possibile ascoltare i racconti dei vignaioli, dialogare e confrontarsi con loro per capire perché così tenacemente si fanno promotori di vini che sono tutt'uno sia con le loro scelte di vita, sia con la loro terra d'origine.